Dopo l'approvazione del Jobs Act arrivano primi segnali positivi dal punto di vista dell'occupazione. Come stanno rispondendo le imprese e quali sono i dati che avete? I dati sono assolutamente ancora da prefisso telefonico, ma con più davanti, ecco, questo è già un fatto estremamente significativo. C'è fuori dubbio una ripresa sia della produzione sia dell'export, che continua a essere il grande treno sulla quale giochiamo la nostra credibilità, ma c'è anche nuova occupazione prevista e prevedibile nei prossimi mesi dall'indagine che noi facciamo trimestralmente con il nostro grande strumento di Excelsior. Si evincono che stiamo crescendo, stiamo andando avanti, quindi c'è un po' di ottimismo che permane all'interno delle nostre imprese, che auguriamo possa sempre di più accendere per nuova vocazione, per nuove opportunità e per quella ripresa che ritengo che non sia più dietro l'angolo. Forse questo 2015 sarà l'anno della svolta, questo è il nostro speech. Quindi il suo giudizio sull'operato del governo fino ad ora com'è? Ma il governo sta facendo delle cose utili, certamente per rimettere in moto un meccanismo virtuoso di cui aveva probabilmente bisogno il nostro Paese, logicamente con le difficoltà che si incontrano quando si vuole in qualche modo mettere mano ad un processo che era un po' cristallizzato da tantissimi anni. Il nostro sistema è anche oggetto di queste grandi trasformazioni e insieme stiamo cercando di lavorare per renderlo uno strumento sempre più utile al Paese e alle imprese.